Bene, bene, è così. Bell'idea questa, mi piaceva di Zorba in effetti, non è affatto male. Mi piace, mi piace, mi piace. Mi sa che ci farò un pensierino. Se dici, il crocetto è molto minimale, è vero, nell'impostazione. Bene, siamo arrivati al secondo ospite, immagino, della giornata, che è Daria Gatti. Prego, vieni, vieni pure. So che mi hai detto sei molto timida, ma non ti preoccupare, siamo tra amici e tutti qui ti vogliono sicuramente bene. Per i gatti che ha scritto Nantucket. Ciao, Ciao. buongiorno, ben arrivato. Aspetta, ti metto. Parla più forte se puoi, perché magari sentono male col microfono. Nantucket, leggo la storia ispirata alle vite di Carson McCullers, Tennessee Williams e Anne-Marie Schwarzenbach, che ammetto io conoscevo soltanto Tennessee Williams, mentre mi sono un po' informato sulle vite appunto di Carson McCullers e Anne-Marie Schwarzenbach. Sono vite incredibili. Cioè, racconti un po' perché hai scelto così, esatto, come mai hai scelto questa storia, come mai Nantucket e come mai loro? Beh, sono tre scrittrici, scrittori che sono stati molto importanti per me a dei momenti diversi della mia vita. E solo, diciamo, negli anni successivamente ho scoperto che si erano Conosciuti. conosciuti e non solo innamorati, c'erano storie di amicizia. Perché è tutto fatto a Nantucket, appunto, dove viveva, se non sbaglio, Williams. No, non viveva lì, andava in Andava in vacanza. vacanza, Sì. ok. Che è questo posto un po' avventuroso, se vogliamo, cioè questa idea anche all'epoca, questa idea di quasi frontiera, se vogliamo, rimasta. Sì, il nome dell'isola è un'isola nel Massachusetts, nell'Atlantico. Il nome deriva dalla lingua Algonquin, che significa più o meno paese lontano, sì, posto lontano, e quindi aveva per me un valore anche un po' simbolico come luogo del loro incontro, perché sono comunque tre vite che hanno molte cose in comune, secondo me. Cosa c'è in comune in queste vite? Perché comunque sono appunto persone. Tanto notavo che, mi sono, che la Schwarzenbach, quella che poi ha fatto il viaggio lunghissimo In in Afghanistan, sì. Afghanistan. Io vi consiglio, tra l'altro, veramente di leggere la vita di Anne-Marie Schwarzenbach, perché è una vita incredibile. Lei fondamentalmente nasce, beh, nella culla dell'Europa, nasce In in Svizzera. Svizzera, perfetto, nasce in Svizzera. E poi ha questa vita in cui decide veramente di fare la classica vita bohemienne, cioè di frequentare salotti culturali, di fare fotografie, di diventare scrittrice, correggimi se Sì, sbaglio. era fotografa, E sì. fotografa, soprattutto fotografa, e ha una relazione, se non sbaglio, omosessuale, insomma, dichiarato sbaglio anche qui. No, Ne ha ne ha diverse, diverse di sì. relazione, in un periodo, insomma, in cui di sicuro la cosa era ancora peggio vista. Poi fa questo viaggio lunghissimo in Afghanistan, che è una cosa proprio all'avventura, cioè proprio una vita di avventure incredibili, mentre anche la, se non sbaglio, ora mi vengono i nomi, ovviamente, la Carson McCullers, invece scrittrice con una vita difficilissima, anche lei, che affetta da paralisi, se non sbaglio, una disabilità. Sì, aveva una malattia congenita che L'ha resa ha complicato parecchio la sì. vita, eppure, correggimi, ma mi sembrano veramente tutti spiriti che vivono questa vita fortissima, questo desiderio di vita, di arte, di scrittura, di espressione. Ti sei rivista tantissimo in queste cose, immagino. Sì, li sentivo molto vicini, mi hanno accompagnato appunto in dei momenti anche magari difficili. E sì, sono comunque in un certo senso anche tre solitudini per un certo periodo almeno, perché tutti e tre avevano come un décalage, non so come dirlo in italiano, rispetto alle loro realtà circostanti, è come Certo. se, anche rispetto al genere stesso, come se Non si trovavano non nel. appartenessero Ecco. veramente Sì, in a effetti, quello che ci si se leggi aspettava le da loro loro. vite, vedi persone che vivono totalmente fuori dagli standard, da ciò che ci si aspetta da loro in quel periodo. Perché comunque, appunto, viaggiano, si esprimono al massimo, non si tirano mai indietro, non si curano di confini, non si curano di niente.
E sono veramente emozionanti, devo dire, come storie. Io sono molto contento, perché anche perché grazie a te ho conosciuto appunto queste persone che non avevi idea e ti fanno sentire veramente piccolo. Almeno io ho avuto questa impressione, ho fatto okay, che ho fatto io nella vita? Questa è andata in Afghanistan in auto, e io cosa ho fatto nella vita? Avevano anche cioè Anne-Marie Schwarzenbach aveva anche il privilegio di poter viaggiare anche in un periodo come quello. Vero. Con abbastanza facilità. Vero. Però va detto che una persona che col suo privilegio ci ha fatto delle gran belle cose. Assolutamente. Come ti sei approcciato alla scrittura? Comunque sono. Tu racconti le loro vite, ma come hai cercato di incastrarli? Come hai fatto una serie di ricerche, immagino, anche storiografiche? Sì, ho deciso di leggere soprattutto. Direi quasi esclusivamente quello che loro hanno scritto di propria penna, diciamo, e solo un paio di biografie scritte da altri di loro, ma ho letto moltissimo. In realtà la sceneggiatura del fumetto l'avevo scritta 7-8 anni fa. 7 anni fa? Sì, e poi dopo era rimasta. Cioè, in un impeto di devo fare questa cosa, te l'hai riscritta. Sì. Sì, esattamente. E poi dopo hai detto no, aspetta un attimo, ci sono altre cose da fare. Sì, poi per vari motivi non avevo avuto, diciamo, il coraggio di mettermi a disegnarlo e si è presentata l'opportunità con Asterisco Edizioni. E sì, in realtà la storia è un po' come si svolge in parallelo per tutta la prima parte, mm-hmm. in cui loro non si conoscono. E quindi proprio racconto le loro vite anche cercando storicamente di restare in parallelo con gli avvenimenti storici. Poi sono gli anni 30, 40, quindi sono anche storicamente degli anni molto densi. Sono ricchi di documentati, esatto, mm. sì. Ecco, invece per quanto riguarda il disegno, come nasce un disegnatrice, nel senso. Come ti evolvi, raccontaci un po', perché comunque è un'opera che tu hai scritto e disegnato, quindi sei riuscita comunque a lavorare totalmente nel tuo, senza doverti mai confrontare con un disegnatore o una disegnatrice esterna, quindi insomma è un'opera completamente tua. E quanto il disegno ha influito nel raccontare questa storia? Cioè nel senso, ha semplicemente accompagnato o ti sei proprio visualizzata a certi momenti? Sì, completamente, penso che come ho scritto la sceneggiatura raccontavo le immagini a parole, ma avevo solo immagini praticamente nella testa. E disegnare ho sempre disegnato sin da piccola. Ed è però il primo fumetto, quindi. Primo, è vero, questo è vero, sì. È vero, è il primo fumetto. Ma quanto ti ci è voluto? A parte i 7 anni di congelamento. Quanto ti ci è voluto alla fine per quando ho detto ok, questa cosa si fa? Intanto raccontami un po' com'è stato parlare con Asterisco e cioè sono arrivati loro da te o ti sei proposta? Loro li conoscevo vagamente, cioè conoscevo la casa editrice, le cose che avevano pubblicato un pochino perché comunque sono un po' di Milano e durante il primo lockdown hanno pubblicato una call, okay. per fumetti per la loro collana Illustrissime. Era un momento in cui improvvisamente mi sembrava giusto. Che il tempo si fosse dilatato. Sì, è vero. E ho detto ma sì. E ho mandato. Però avevi già la sinossi molto avevo, pronto. No, avevo 10 tavole. Ah, 10 tavole. E poi vabbè. Beh, considerando la dimensione, 10 tavole era praticamente. Sì. Quanto ci hai messo? Un anno? Sì, quasi un anno. Quasi sì. Un anno più o meno. Sì. Sono 280, credo. Sì. Che tecnica hai utilizzato? Digitale o tutto in. Tutto a matita. Matita, infatti sì, vedo, in effetti il tratto è veramente molto. Pensavo quasi carboncino, invece è proprio tutto molto leggero, molto molto fresco, devo dire, mi è piaciuto molto perché. E ci sono tanti momenti in cui non parla nessuno, è una cosa molto bella nel fumetto perché
sono spesso le cose più difficili da fare, uno sembra sempre debba riempire le pagine, invece c'è un sacco di silenzio in questo fumetto, che è molto bello, devo dire. È una storia, vedo che comunque ti sei anche ispirata, sì, sì, sì. Insomma, cosa abbastanza... Ci sono diverse citazioni, sì. Sì, 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 bellissimo, devo dire, veramente, sono... Veramente una bella opera, ti ringrazio molto per averla voluta condividere. Adesso? La domanda è difficile, adesso che si fa? Beh, adesso io continuo a lavorare facendo illustrazioni al mio lavoro e ho un'altra storia ma ancora molto, molto vaga in testa. Mi chiedono di vedere meglio il fumetto, eccolo qua. Faccio vedere, lo metto qua, eccolo qua, lo faccio vedere bene. Dicevi che hai un'altra storia in testa. Sì. Però è ancora ci vogliono altri 7 anni, no? Dai. So. Beh, comunque devo dire che è senza dubbio un momento interessante oggi anche per raccontare storie differenti, storie anche se vogliamo più di emancipazione, storie, diciamo, Asterisco Edizioni nasce per raccontare certe storie anche dell'area LGBTQ, che queste sono vite che per certi versi sono state simboliche anche, di un certo tipo pensate il coraggio, io non voglio immaginare il coraggio che ci voleva all'epoca per fare, comunque per affermare con la propria esistenza certe cose. È molto bello che tu celebri. Io ti ringrazio perché veramente non conoscevo giusto Tennessee Williams, ma non conoscevo le altre due persone, ed è stato molto bello scoprirlo, che è una cosa molto bella anche dei fumetti. Cosa leggi in questo periodo invece? Visto che siamo una libreria, fumetti, libri? Cosa stai leggendo in questo adesso momento? Sto leggendo un libro, ce l'ho qua se vuoi. Ce l'hai qua? Ah, ok, ora ce ne parli un po'. In realtà è in francese, perché è una traduzione francese, si chiama Stonebatch Blues. Mm-hmm. È un romanzo di una americana. Americano o americana, insomma, il genere americana. È piuttosto fluido. Esatto. sulla vita di una butch, quindi una lesbica. Una lesbica particolarmente mascolina, che è un termine pregiativo utilizzato. Sì, è riappropriato. Che poi è riappropriato, esatto. Sì. Negli anni 60 negli Stati Uniti, quindi lei lavora in fabbrica, sono anche anni di scioperi. Quindi lotte sindacali. Lotte sindacali, lotte antirazziste, inizio della... seconda ondata del femminismo, no? È super interessante. Beh sì, anche perché anche queste vite veramente, cioè, dici, come cavolo avete fatto voi in quel periodo? Beh, magari sarà l'ispirazione per la prossima storia. Chi lo sa. Sì. Chi lo sa, no? Ok, non chiedo più perché non voglio chiedere troppo. Allora, mi chiedo tanto dove si trova Nantucket. Si può ordinare, penso in tutte le librerie. Basta ordinarlo, vi arriva a breve, assolutamente. Oppure se proprio vuole... Su Amazon non credo, Asterisco non è su Amazon, se non sbaglio. No, sono contrario. Sono straight edge, sono completamente... è stata una scelta anche interessante, immagino, anche per questo. Pubblicare con loro. Quindi dovete ordinare alla vecchia maniera, nelle librerie indipendenti, librerie normali... Meglio indipendenti, non diciamolo qua. Ordinatelo in qualunque libreria, non importa, basta che lo ordiniate. Comunque devo dire, è un libro, fumetto, un libro, non voglio neanche stare a classificare, è un racconto molto interessante, devo dire. È una storia che non magari, mio parere personale, sono abituata a vivere storie, a raccontare storie, leggere storie che ti raccontano già da tanto tempo, invece qui veramente ti si aprono proprio gli orizzonti. È molto bello. Sì. Cosa volevi comunicare, a parte il fatto che per te erano importanti queste persone? Mi piacerebbe innanzitutto se avesse voglia di leggere quello che hanno scritto, perché penso che ne valga... Intanto perché qualcuno l'ha già ordinato. Davvero, la fine. E poi sì, in realtà è in un certo senso anche una storia sull'amicizia e sul senso dello scrivere. Volevi celebrare quindi le loro vite fondamentalmente. Sì, e anche penso il fatto che per me in dei momenti magari di solitudine è stato importante avere delle figure a cui fare riferimento, certo. In un certo senso, anche se non fisicamente. E comunque per me è la storia di un incontro, quindi sì, anche perché quanto è importante, almeno per me è importantissimo quando
essendo cresciuto comunque a Firenze, in Toscana, essendo una che apprezzava roba molto nerd, non era facilissimo trovare intorno a me persone che la apprezzassero. E succede in tantissime altre cose, appunto, pensa molto al mondo LGBT, magari uno non sa mai dove guardarsi, di chi potersi fidare, di chi non potersi fidare. Quanto è bello e importante trovare nelle opere intorno a noi qualcuno che dice, ma cavolo, allora qualcuno è stato come me. È una cosa molto bella, non credi? Cioè, tu hai vissuto questo, immagino, leggendo le loro vite. Esattamente, sì. Va bene, guarda, ti ringrazio veramente tanto, Daria, per questo, per Nantucket. E grazie mille. Te lascio, prendi pure. Tanto questo qua è il tuo. Sì, sì, no, ma prendi pure se vuoi, tanto in giro così per la libreria. Se non sbaglio, devi restare qua per fare dei contenuti qui da Feltrinelli, giusto? Bene, perfetto. Grazie mille, è stato veramente un piacere parlare con te. Ciao. Ciao, ciao. Ah, che bello, vero? È stato veramente, veramente, veramente un momento molto, molto, molto emozionante. Sono molto contento di aver parlato con Daria. Vi consiglio ancora una volta Nantucket perché potrebbe veramente piacervi tanto. Bellissimi disegni e sono molto contento, molto emozionata. Mi dispiaceva anche essere forse troppo esuberante, però sono molto contento per lei. Detto questo, ovviamente ci sono anche altre cose che sono uscite in questo periodo e adesso ve le facciamo vedere un po' tutte, perché insomma ce n'è di roba. Intanto sappiate, probabilmente lo sapete, che è uscito il terzo volume di questa bellissima edizione di Akira, che è veramente una grafica che continua a farmi impazzire. Veramente spettacolare. Guarda, questo è il terzo volume, il rosticcio, che non è che devo dirvi tanto sulla bellezza, la dinamicità e il tratto veramente di Otomo, perché c'è è una cosa incredibile. Vi consiglio, sì, ecco, se avete dei soldi da spendere, vi piacciono i manga, questo mi sembra abbastanza interessante. Rimanendo sempre nel mondo dei fumetti, quanto mi sa che forse ne parleremo anche su Nerdcore, c'è questo fumetto di Editori La Terza che si chiama L'amore non basta, come sono sopravvissuta a un manipolatore. Leggiamo detto, l'amore può declinarsi in molti modi, alcuni possono rivelarsi distruttivi, per esempio se la persona che amiamo è un narcisista manipolatore che giorno dopo giorno rende la nostra vita un vero inferno. Quindi non è una storia proprio semplicissima, è anche una storia appunto narrata non soltanto diciamo con un racconto diciamo letterale, ma anche una storia in cui mi sembra di capire che c'è un viaggio anche metaforico all'interno di questa liberazione. Quindi anche una storia sulle relazioni tossiche. È una storia interessante che appunto che racconta come nasce l'innamoramento, no? Tipo c'è un'idealizzazione dell'altro. È importante, io lo dico da persona che insomma ogni tanto nel narcisismo spesso ci casca, e quindi insomma è importante riconoscerci e strozzarci nella culla. Poi c'è la svalutazione, che è la seconda fase appunto con cui il narcisista ci tiene sotto controllo. E poi cosa abbiamo poi anche dopo? Vediamo un po'. Vediamo se c'è. Non riesco a trovare la terza fase. Comunque, insomma, è un libro interessante. Mi sembra di dire una cosa abbastanza interessante. Se avete occasione, di Sophie Lambda, perché potrebbe aprirvi gli occhi. Sono 20 euro ben spesi, direi. Soprattutto per le ragazze, l'ascolto, ma anche per i ragazzi, perché in fondo, voglio dire, il narcisismo non ha un genere, quindi voglio dire, se vi interessa, questo potrebbe essere molto interessante. Passando invece a letture un pochino più meta, parliamo di libri, perché abbiamo questo libro che sta piacendo moltissimo all'interno proprio del mondo delle librerie, che è Compro Libri, Taccuino di un libraio d'occasione, di Giovanni Spadaccini. Leggo appunto dietro, un libro incantevole, irregolare, rigenerante, elettivo, scritto da un giovane uomo che fa risorgere i libri e le vite delle persone che li hanno posseduti. Questo sembrerebbe molto interessante, vedete, è un tic-tac-quai di un libro d'occasione. Fondamentalmente è la storia appunto di come
i libri possono essere recuperati, i libri usati, dalla grafica è stile Ex Libris, sì, assolutamente sì. Leggo appunto, i libri contengono storie, ma hanno sempre a loro volta una storia, letti più volte o dimenticati su uno scaffale, ridotti a sottopentola o elevati a oggetto di studio o e venerazione, molto spesso infine approdano a una libreria dell'usato. In ogni singola ammaccatura, in ogni parola sottolineata, nota a margine, un libro usato ti ricorda che qualcuno ha scoperto quell'opera prima di te, l'ha masticata e digerita prima di te e poi l'ha risputata fuori rimettendola in circolo nell'organismo della grande biblioteca del mondo. Quindi è un libro che racconta appunto di libri usati, dell'amore per i libri, è proprio una piccola chicca. E tra l'altro una cosa molto bella che leggo è che c'è l'ebook compreso nel prezzo, quindi fondamentalmente fino a fine giugno 2021, se ti compri questo libro ti danno anche l'ebook, che mi sembra una cosa molto interessante. Poi abbiamo la penultima cosa interessante, ma sai che vale per tutta Uset, mi sa anche a me. Un altro libro che mi è capitato tra le mani e che inevitabilmente va a colpire un po' la mia nostalgia è l'autobiografia di Flea, o Flea come volete chiamarlo, ovvero Acid for the Children. Leggiamo: c'era una volta un biondo ragazzino australiano che amava il suo cane. La vita lo ha preso, l'ha sbattuto di qua e di là, inciampando e cercando goffo e con gli occhi bendati. Quel ragazzino si è innamorato della bellezza. Cuori generosi lo hanno scaldato con la luce del loro amore, altri lo hanno ferito. Sentendosi abbandonato, lui è corso in strada cercando conforto. Ha commesso errori che hanno smorzato la sua luce e dentro di lui è cresciuta la fredda oscurità della paura. Ma in quel luogo spaventoso, la musica, voce divina, gli ha parlato. Gli ha detto di condividere la sua voce con il mondo e così è stato travolto dallo splendore. Quindi, insomma, se volete saperne un po' di più la scalata al successo di uno sdregolato teppista di Los Angeles che è diventato un'icona del rock, se volete leggervi un po' le vite appunto di Flea, tanto c'è anche la sua storia proprio per immagini, per fotografie di sua madre, della sua famiglia, di quando si vestiva, del padre, lo vedete qui giovanissimo, guardate com'è questa faccia, questi capelli. Insomma, se vi interessa un po' di vite rocchettare, qui le vedete con l'incontro con i Red Hot Chili Peppers, con gli altri componenti via via della band. Insomma, una storia, può essere una storia interessante, può essere una storia molto interessante. Tanto leggo io e Ike nella vasca del massaggio, costruita una vasca del massaggio. Poi c'è, vedete, loro da giovanissimi. Potrebbe piacervi, secondo me potrebbe decisamente piacervi. Pubblica HarperCollins, insomma, se vi interessa, anche qui sono 20 euro per una storia di rock. L'ultimo, ed è un testo particolare, che mi è anche questo non l'ho visto tanto condiviso, però mi sembra interessante e anche fastidioso, se vogliamo, in certi momenti in cui se ne parla, cioè il libro è di Sergio Spaccavento, Che cazzo ridi si chiama, ed è un libro, dialoghi sulla libertà di ridere, prefazione di Maccio Capatonda, un discorso su cui se ne parla tanto in questo periodo della risata. Tra l'altro leggo che vengono intervistati molti critici, alcuni li stimo, altri per niente. Ci sono, leggo, Elio, appunto, Lercio, Piero Chiambretti, Don Alemanno, Riccardo Pirrone, Claudio Bisio, Nino Frassica, Federica Cacciola, Mauro Casciari, Manuel Casto, Paolo Rossi, Herbert Ballerina, poi cosa abbiamo? Michele Giraud, Stefano Andreoli, insomma c'è un sacco di gente, non credo ci siano Pio e Amedeo per fortuna, però insomma ci sono un sacco di dialoghi sulla libertà del ridere, c'è anche Renzo Arbore, veramente molto interessante. Tra l'altro ci sono un sacco di citazioni utili anche, vedete, che per quanto riguarda, sono tutta una serie di interviste. Le forme di censura in Occidente partono con le migliori intenzioni, ma ciò non impedisce che degenerino e diventino ridicole, quando non addirittura pericolose, per chi si occupa come me di satira. Ovviamente poi il discorso è che molti difendono il loro lavoro. Si può scherzare su tutto, ma la contestualizzazione è fondamentale. Se vai a una riunione di portatori di handicap e inizi a fare battute sulla gente in carrozzina, sei un coglione. Poi cosa c'è? Abbiamo Sgarek Babonzi, dice: credo che la comicità debba essere un atto libero, puro, personale, misterioso, selvaggio, malmostoso ed esoterico. C'è anche Monio Vadia. Cosa abbiamo poi?
Interessante, interessante. Devo dire molto interessante. Potrebbe essere interessante anche questo. Leggo appunto, dice Piff, la cosa più grave della RAI è che resta filo governativa mentre dovrebbe rispecchiare tutte le idee della nazione. Insomma, potrebbe essere un libro su cui discutere. Ecco, su questo qui. Potrebbe essere un libro su cui discutere. Bene, 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 bene. Voi pensate sia finita qua? E invece no, perché oggi comunque ritorniamo sulle notizie, perché tanto io lo so. Allora, che la satira colpisca i potenti, ti dico la verità, non sono così d'accordo, perché la satira colpisce anche i costumi, non soltanto i potenti, no? Si satireggia su un sacco di cose, cioè è vero che colpisce soprattutto i potenti, anche perché i potenti spesso ci dettano i costumi, però la satira è anche sui costumi, no? Sulla gente che si veste in un certo modo, su, che ne so, gli anziani dei cantieri, si può fare satira su molte cose, non è soltanto colpire i potenti. È chiaro che i confini sono molto labili, però è chiaro che quando vai, di sicuro quando vai a colpire chi è una minoranza o chi tendenzialmente non si può difendere, non ha gli stessi mezzi di chi è sempre in televisione e di chi è sempre, diciamo, chi ha grossi bacini di follower e così via, lì sei uno stronzo. Ovviamente, se vai a zoppare chi non si può difendere come te, se vai a puntare il dito su chi magari sta lottando per affermarsi, lì sei uno stronzo. Poi la satira, secondo me, lavora anche molto sul costume, sulle persone. È chiaro, quindi, che adesso è costume dire che non si può più dire niente, che c'è il politicamente corretto. Ecco che lì la satira, magari anche per paraculaggine, no? Per restare nel discorso, allora va a parlare di questa roba. Però sono confini che vengono costantemente ridefiniti e per questo mi fa molto ridere che la gente pretenda sempre di tracciare una linea, che poi sì, dipende anche, poi il far ridere, sai, è un discorso anche qui molto un senso lato, perché ciò che fa ridere me magari non fa ridere qualcun altro, non fa ridere, insomma, è un discorso molto complicato.